minacciosissima cameretta. Sono deficiente. È uscito l'Avenue Hora. No, non sto parlando del nuovo anime di Dragon Ball, bensì del trailer del nuovo anime di Dragon Ball. Qualche settimana fa si pensava, anzi c'era voce che dicevano che si chiamasse Dragon Ball Magic, e invece è stato sfatato dal trailer di stasera il 12 del 10 e quindi giovedì sera è uscito il trailer del nuovo Dragon Ball. Si chiamerà Dragon Ball Daima e già solo il titolo... cosa vuol dire Daima? Non l'ho ancora capito, ho cercato di googlare, ho cercato di tradurre in giapponese, ma non riesco ancora a capire cosa significa questo Daima. Dragon Ball Daima, ciuccia chi ciuccia la, la 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 la, non mi viene in mente di meglio su cui spoilerare la canzone. Insomma, non che Magic sarebbe stato meglio, perché Magic, Dragon Ball Magic, Dragon Ball Speed, Dragon Ball Super. Oh cacchio, Dragon Ball Super esiste ed è un nome del cazzo. Non è vero che non significa niente Daima, perché se voi date la parola Daima Translate, lui vi troverà che è nella lingua Swahili e significa sempre. Quindi significa Dragon Ball sempre. Quindi adesso che abbiamo capito che si chiama Dragon Ball sempre, ovvero Dragon Ball Daima, noi ci chiediamo anche che cacchio di lingua sia lo Swahili. Ma chi è sta gente? Però non andrò a googlare, mi fermo lì con la googlazione, mi va bene così. Dragon Ball sempre. Insomma, Cocoriti, questo nuovo anime si colloca fra la fine del Z, quindi dopo la saga di Majin Buu, e l'inizio di Dragon Ball Super. Sempre quel piccolo slot di cui tutti parlano sempre di quel cacchio di slot. No! Cioè, quello che voglio dire, non è la prima volta che si parla di quello slot temporale. Cosa è successo dalla fine del Z all'inizio del Super? Ve lo dico io cosa è successo, chi se ne frega. Insomma, adesso con questo nuovo anime che esce un po' come un fulmine a ciel sereno, perché è stato annunciato da pochissimo, tutti aspettavano e tutti aspettavamo il continuo di Dragon Ball Super, perché il manga sta andando avanti e quindi vorremmo anche che l'anime ci arrivasse. C'era la saga di Moro, che io, non leggendo il manga, mi aspetto sempre gli anime, e invece loro cosa ti fanno? In onore del 40° anniversario ti fanno Dragon Ball Daima. Insomma, cosa dire di questo Dragon Ball Daima? Tutti, ripeto tutti, me compreso, sono contenti delle animazioni. Le animazioni sono veramente fatte bene, anche perché si ritorna al disegno classico. Tutti contenti delle animazioni, bello. E quindi siamo nel 2023, da uno che faceva belle animazioni 40 anni fa, cioè nell'84, mi aspetto che le faccia ancora più belle anche adesso. Cioè, questi commenti fanno anche un po' sorridere, perché che discorso è dire che le animazioni sono bellissime? Ovvio, sono passati 40 anni. In 40 anni non hai imparato a fare animazione? Dopo che hai preso i miliardi, hai il brand, penso, che guadagna di più, insieme a Pokémon, insieme, che ne so, Nike. Insomma, Dragon Ball è una fonte di denaro, di soldi, di grande. Quindi, cioè, cos'è? Abbiamo problemi a fare le animazioni? Perché dovremmo lodare l'ovvietà? Quindi già lì chi dice che le animazioni sono belle, cioè io compreso, dico ok, sono belle, ma perché? Perché dovremmo stupirci più di tanto? E già lì mi puzza. Vabbè, al di là del trailer che vi mostra cosa è successo nei vari anni, cioè quale anime o quale opera o quale film hanno mostrato nei vari anni, nel coso, nel 2019 ti ha fatto Super Blue Broly, nel 2022 eccetera eccetera, a parte quello, insomma, quello che mostra questo anime è che avremo i protagonisti in versione, non dico bambini, ma giustamente in versione chibi, ok? E sembra che chi abbia a che fare con Goku si è trasformato in bambino, e da lì fa già pensare. Da notare che tutti diventano bambini mentre Junior diventa solo chibi, e questo è vidimato dal fatto che questa è la faccia di Junior da bambino, cioè noi lo conoscevamo già da bambino, quindi lui dovrebbe tornare così e non colà, è solo in versione chibi, non è bambino. Questo è un errore logico. E questo me lo aspettavo anche un po' dal genio delle tartarughe. Ho detto adesso faranno un vecchietto in miniatura, invece no, è un bambino. È già senza capelli, penso sia un neonato, però l'hanno fatto, cioè potevano farlo anche coi capelli, cioè perché il genio? Perché da vecchio non li ha? Questa è una roba che non ho capito. Cioè, mi spiego meglio. Ma vi rendete conto che questo anime inizia con la premessa che dei cattivi di turno nuovi che non conosciamo, quindi introduciamo altri villain, beh, meglio che resuscitare ancora Freezer per l'ennesima
l'ennesima volta. Ok. No, qui Freezer non è ancora stato resuscitato, perché è andato prima di Beerus, prima, quindi non c'è Papa Beerus che si salva il culo. Insomma, ci sono questi nuovi che trasformano Goku e non solo, anche tutti quelli che lo circondano, in bambini. Mi sembra, ma non so voi, ma a me sembra la trama di Dragon Ball GT 2, perché questo fa pensare, perché se in 40 anni, anzi Dragon Ball GT è del 96, quindi sono passati 27 anni, quanti sono? Se in 27 anni non hai pensato a niente di meglio e devi rifarti sulla trama di un Dragon Ball GT, siamo messi malotto, molto molto malotto, quindi non è che parta per me con tutte le buone premesse del mondo, eh? E questa è una cosa, ovvero parte con una storia che è la copia di Dragon Ball GT, ma la cosa che fa storcere il naso ai fans è che bisogno c'era di fare c'è dopo i 40 anni per festeggiare. Ho capito che cioè non volevi essere banale con Dragon Ball Super, ho capito, ma che discorsi sono? È la natural diuresi delle cose, che dopo Dragon Ball, cioè dovevi continuare il Super, perché ve ne siete usciti con una cosa del genere completamente diversa, che poi tra l'altro a me dà molto senso di spin-off, quando te li trasformano in bambini, quando te li vestono in modo strano come su One Piece, in tutti strani, e sono spin-off. Adesso questo non si è ancora capito se sarà canonico o no, se sarà canonico sti cazzi, perché in Dragon Ball Super nessuno ha menzionato il fatto di essere stato trasformato in bambino qualche anno prima, perché nessuno non ha mai ricordi di queste cose, perché è una cosa, cioè una cosa così epocale, essere trasformati in bambini, basta, non nessuno più ne parla più, cioè nel Super nessuno ti dice ma sai quella volta che siamo stati trasformati in bambini, quanto questo slot temporale cos'è, di qualche anno, qualche mese, addirittura qualche mese dalla fine del torneo all'inizio del Super, cioè questo è ambientato in uno slot di mesi, vabbè che in Dragon Ball in un giorno può succedere tutto, però comunque a me fa un po', non è che proprio, ok che nel trailer non devono spoilerarvi chissà cosa, perché giustamente hanno fatto vedere anche troppo, però vediamo un Goku che non si trasforma mai, e per trasforma non intendo Saiyan blu, rosso o tutte le altre trasformazioni, grigio, tutto quello che ci va dietro dell'ultra istinto, perché è ambientato prima, ma intendo il Super Saiyan 2, 3, e un po' succede come nel GT, che sembrano tacere, non si trasformano mai, chi era Super Saiyan non si trasforma mai, perché va bene così, allora o non ne ha di bisogno, oppure non può trasformarsi, perché in versione così chibi bambino non può trasformarsi, però anche lì nel GT poteva trasformarsi dopo ad una certa. Questo anime sarà fatto da Akira Toriyama, allora io non me la bevo sta storia del fatto da Akira Toriyama, cioè Toriyama ormai è miliardario vecchio, non so se abbia cazzi di farsi tutto questo lavorone, ha il suo team, ha tutta sta gente, dai non me la bevo, basta, so che sono già pista che hanno visti, ma non me la bevo, ok, qui c'è scritto vabbè di Akira Toriyama, quindi non Toyotaro per carità, l'animazione fatta dal suo studio e tutto quanto, e c'è scritto che sarà una storia mai sentita prima, vabbè già che ritornano bambini è una storia già vista e sentita. A sto punto mi aspetto il Super Saiyan 4 e lo pretendo in versione chibi, grandissima attesa, perché qualsiasi cosa ci sia intorno a Dragon Ball è sempre una cosa ben accetta, tranne il Dragon Ball Super Heroes che è una roba, quegli spin-off no quello non, quelli sono troppo cagate, cioè sono troppo cagate. Se questo sarà canonico, non può alzare mai, cioè non posso fare i video dire che non è canonico, perché poi tutti a dirmi su no Gegio, no questo è canonico, adesso te lo cucchi, quello che si dice qua è legge, oddio allora spero non sparino troppe cagate, perché se diverrà legge tutta la merdaccia che hanno intenzione di mettere qua. Intanto vediamo chi sono questi due villains che sembrano un po' come Freezer quando è venuto giù sulla terra con la sua navicella, ci sono sti qua, anche questi che vanno ad evocare un desiderio e trasformano, subito verrebbe da pensare dai ritrovate le sfere e ritornate normali, non si sa, e quindi che dire ragazzi, non mi dilungo più di tanto, perché non è che sia stato, cioè è stato mostrato tanto, ma sì, loro che si ritrasformano, loro cibi, c'è il genio, c'è Bulma, c'è tutti in versione cibi, tutti in versione piccola, può darsi che abbiano chiesto al drago di far perdere loro potere, ma neanche, perché è una Bulma che potere fatto togliere, l'hai fatto diventare bambina. Cosa vi aspettate ragazzi? Io dico, la curiosità c'è, lo guardiamo, lo guardo, lo farò video, curiosità su questo Dragon Ball Daima, che significa Dragon Ball sempre, ok, però non è che secondo me parta tanto col piede giustissimo, anche perché è una cosa non richiesta, non voluta, che non volevamo, e loro ti hanno detto ok, eccoti Dragon Ball GT2, ma tutti si aspettavano Dragon Ball Super normale che continuasse, che la storia continua, come cantava Vanni, è la storia che procede in Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima,
Dragon Ball sempre, dai, ma sempre da. Perché poi lo sappiamo tutti che l'unica cosa veramente positiva da tutto questo è che Vanni ci farà una sigla che non è stata richiesta da Mediaset o dall'emittente che lo trasmetterà, però lui ve la farà lo stesso. Can't stop fighting Dragon Ball Super, it's so exciting, Super Saiyan. Dragon Ball Z che Dragon Diamond da. Dragon Ball Diamond. Ciuccia chi ciuccia la 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 da da dai ma da dai mo oh, oh. Dragon Ball ta 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 ta. Oklahoma ragazzi, iscrivetevi al canale se volete seguire i miei video, pollice in su se vi è piaciuto il video, pollice in su se non vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa pensate di questo nuovo Dragon Ball Daima. Oklahoma è su. Oklahoma è su. Ma volete capire che sono deficiente? Sono deficiente.